Da una parte c'è una squadra, c'è un allenatore, gente che ha dimostrato in campo quello che doveva, tra mille difficoltà societarie, silenzi e assenze. Dall'altra c'è una tifoseria, ormai stanca, che ha un pensiero fisso, quello di cacciare i mercanti dal tempio. Così hanno ribadito anche gli esponenti del Supporter Trust nell'affollata assemblea dal titolo Dignità per i nostri colori. Via questa società, hanno ribadito i tifosi al sindaco, all'assessore allo sport e al vice sindaco. L'era Chiodi e Company, per loro, è giunta definitivamente al capolinea. Ma la soluzione alternativa è nel momento in cui abbiamo un bilancio consuntivo al 30 giugno 2017 che ancora non viene approvato, che potrebbe forse essere approvato nei prossimi giorni, ma senza un'iniezione poi di risorse fresche che sono quelle che servono, diciamo, per portare avanti la società. Quindi nel momento in cui non c'è più un'intenzione di fare calcio in maniera seria, l'unico progetto serio per quanto ci riguarda è ripartire da capo. Il sindaco Biondi da parte sua ha detto quello che il comune può e non può fare. La società non può più percorrere una via di mezzo, deve decidere o di onorare il campionato portando a termine quello che c'è da fare oppure chiuderla qui e non trascinare più avanti l'agonia. Si fa strada anche quella che ad oggi rimane solo un'idea, un'ipotesi, quella di creare una nuova società parallela, come accade in molte città italiane. Tutto da vedere, tutto da verificare. Intanto c'è un'assemblea dei soci imminente, il 23 in prima convocazione e il 26 in seconda. Nei punti all'ordine del giorno anche le dimissioni dell'AD David Miani.